vista la sala dove presenterà il suo lavoro Bellini, si sale al primo piano. Questa è una scala, come vedete tutto il palazzo è stato ristrutturato, ma è ancora al grezzo, e qua vedremo altre potenziali, qui siamo sulla mezzalto, altri potenziali uffici futuri, ma sede di altri allestimenti di aziende per questi 5 giorni di Cersaia. Sentite il lavoro su al primo piano, ma anche se c'è lavoro ne vale la pena dare un'occhiata. Io non parlerò, ma sono due grandi sale, la prima come press lounge, sala conferenze, e la seconda ex teatro della soffitta, che non si può però utilizzare. Questa è la prima grande sala conferenze. Prima grande sala conferenze, e la sera del 25 parlerà anche D'Averio con una piccola lezione magistrati sul cesso, sì, sul bagno. E questa è un'altra sala, che però non verrà utilizzata in questi giorni di esposizione, in fondo alla quale c'è una scala, come vedete, che porta agli altri appartamenti privati, diciamo residenziali. Ma oltre a questa sala, su questo piano, che questa che verrà utilizzata, quella che avete appena visto, che non verrà utilizzata, ce ne sono altre non utilizzate, tra le quali l'ex teatro della soffitta. Andiamo a vedere. Qui si lavora ancora, ma questo è l'ex teatro. Questo è l'ambiente dell'ex teatro della soffitta. Vedete che c'è un muro con due porte. Bene, dietro quel muro c'era il palco, che noi andremo a vedere. Qui ci si affaccia sul cortile. Qualcuno si ricorderà di questo affresco. Un attimo di pace. Ecco, e qua, dietro questo muro che è stato messo ultimamente, c'è, in realtà, qui c'era il palco. E si capisce bene che qua c'era il palco. Basta alzare lo sguardo. Poi altre sale, che però appunto non verranno utilizzate. Questi sono tutti i volumi di questo immobile piuttosto incredibile. Da quest'altra parte invece ci sono una serie di stanze e stanzine molto, a quanto pare, pensate per dei servizi. E invece da oltre questo che è il palco, quest'altra sala, ci sono altre sale ancora. L'immobile è gigantesco, certo, talmente gigantesco e particolare perché presenta sale enormi, una dietro l'altra. Beh, insomma, qui si torna agli appartamenti. Magari per l'acquirente sarà un pochino un problema trovare una giusta destinazione d'uso di tutti questi ambienti. Forse anche per questo che la prima asta è andata deserta, e adesso l'11 settembre vedremo se qualcuno si è invece presentato alla seconda. Ultimissimo giro, qui siamo tornati nella press lounge dell'evento, qui appunto l'ex teatro che non verrà utilizzato, così come queste altre stanze che non verranno utilizzate. È un po' complicato adesso spiegare tutti i corridoi, dove portano, dove conducono. Diciamo solo che questi 5 giorni di rivitalizzazione di questo grande immobile storico del primi 1200, poi dopo lavorato nei secoli successivi, chiuso da anni e quindi abbastanza sconosciuto almeno al suo interno da parte dei bolognesi, e viene utilizzato appunto per qualche giorno a Cersaia grazie a una serie di aziende che sono accollate gli oneri della messa, diciamo, in sicurezza degli spazi. Come vedrete qua ci sono putrelle, ci sono situazioni poco
poco sicure, e così anche l'impianto elettrico, l'impianto dell'acqua, la luce, sì, e poi sovrintendenza, vigili del fuoco, tutto a spese delle aziende che espongono, e l'affitto dello spazio naturalmente richiesto alla provincia non può essere molto alto, tant'è che è zero, perché comunque rispetto a questo tipo di lavori, seppur temporanei, l'evento dovrebbe dare visibilità a un immobile di indubbio pregio, ma non acquistato ancora da nessuno. Qui davanti vediamo un altro degli spazi più cari ai bolognesi, che sono chiuso da anni, e cioè la maternità. Ma questo, volendo, è anche un po' un'altra storia. Noi ci fermiamo qua.